Siamo con Beatrice Lorenzin. Qual è il ruolo della comunicazione nella sanità e nella ricerca? Beh, oggi come oggi è parimenti importante rispetto all'attività di ricerca o all'attività di erogazione della prestazione che viene fatta. Questo perché oggi le persone sono talmente bombardate da un insieme di informazioni e di fake in questo, ma con una velocità tale che se tu non comunichi bene, cioè se le istituzioni non imparano a comunicare la scienza e la cultura scientifica, poi il cittadino si trova disorientato oppure essere addirittura manipolato. Ecco, infatti lei ha detto la crisi della credibilità della scienza è una crisi della democrazia. È una parte di questa, cioè un aspetto della crisi delle democrazie che stanno avendo tutte in questo decennio in Occidente sotto attacco, e lo abbiamo visto durante la pandemia, ma lo abbiamo visto ancora prima con gli effetti della globalizzazione, oggi lo vediamo durante la guerra, cioè c'è una crisi profonda del rapporto tra istituzioni e cittadini dovuta anche da un capovolgimento velocissimo dei meccanismi e dei modelli intorno a noi, non solo gli effetti diciamo negativi economici, ma anche come tu conosci, come tu apprendi, come tu ti informi, e sicuramente l'avvento velocissimo dei social media e come questi hanno impattato sul nostro modo di conoscere e quindi di formarci una nostra conoscenza, una nostra opinione, e questo ha minato profondamente alcuni rapporti. E dall'altro lato, diciamo, i movimenti antisistema hanno coinvolto tutti, quindi sono andati contro tutti i sistemi istituzionali, e tra questi anche la scienza, che ha un metodo evidence-based e quindi che utilizza il metodo scientifico con rigore per arrivare a una verità, ma la verità scientifica spesso si contrappone all'opinione della verità che si vuole, quella che oggi si dice l'altra verità, no? La realtà, la verità virtuale, come se ci fosse essere qualcosa che non sia oggettivo. E quindi questo è una delle grandi sfide della complessità, e per questo se noi educhiamo alla cultura scientifica, forniamo strumenti ai cittadini di oggi e di domani per poter decodificare questa massa di informazioni o subinformazioni da cui vengono diciamo bombardati, e avere la possibilità di formarsi consapevolmente un pensiero critico, e questo è per questo è anche un elemento di democratico. Ecco, infatti diciamo che la pandemia in questo ha anche aiutato a mettere alla luce, a mettere in discussione l'attuale comunicazione che c'era nel mondo sanitario, giusto? Ma sì, però dall'altra parte ha fatto vedere anche tutti i rischi dell'uno vale uno. Esatto. E per cui se tu mi metti nell'informazione, dai un palcoscenico dello stesso livello, un premio Nobel e a un Novax, pensando di fare un lavoro di opinione, tu in realtà in quel momento li metti sullo stesso piano. Allora, questo è un aspetto molto delicato, perché è evidente che noi non siamo, nessuno di noi in Occidente è per la censura, e c'è un dovere di informare rispetto a quello che accade, e qui diventa quando l'informazione diventa formazione. Allora, come fai a dividere i due aspetti, no? E anche a preservare anche poi quella che è diciamo il valore dell'evidence base? Questo è un interrogativo che rimane aperto, che ancora la pandemia non è finita, tra l'altro. Oggi adesso dicevamo che abbiamo smesso di parlarne e quindi non c'è più, no? Anche se non ne parliamo c'è ancora. Allora, queste sono tutte grandi questioni che ci sfidano a trovare anche delle soluzioni, ma anche a cercare di essere più bravi nella comunicazione, tra l'altro che non può fare solo diciamo l'organo istituzionale, ma deve essere accompagnata, divulgata, cioè dobbiamo fare divulgazione a tutti i livelli, anche rispetto alle comunità scientifiche, alle società scientifiche, a chi esercita, al medico, che quindi deve essere formato a sua volta a comunicare col cittadino con un linguaggio diverso. Sì, cioè, è vero. Grazie. Grazie a voi.